Barone Vassallo, siamo al 21 maggio 2024. Buonasera a tutti. Oggi abbiamo un articolo bellissimo e incredibilmente scritto da Le Sole per 24 ore. Incredibile. Che recita questo? Per andare da Milano a Napoli con una Volkswagen ID.3 elettrica occorrono 2 ore in più che con una vettura a gasolio. E servono 110 euro di energia elettrica contro i 76 euro per un diesel. Il futuro sarà dunque avere ben 2 ore di ritardo e una spesa maggiore. Molto strano che lo abbia scritto un giornale come Le Sole per 24 ore. Milano-Napoli 2 ore in più e 110 euro contro i 76 del gasolio. Sono 786 chilometri. È la distanza tra la redazione delle Sole per 24 ore a Milano fino al centro di Napoli. In un ipotetico tragitto per raccontare un viaggio a bordo di un'auto elettrica e relative soste e costi per affrontare l'intero percorso. Protagonista della nostra prova simulata una Volkswagen ID.3. Qualcuno di voi la conoscerà, è quella macchina brutta che non si capisce dove sia l'inizio, dove sia l'anteriore e dove sia il posteriore. Se una ID.3 Pro Performance con pacco batterie da 58 kW netti e un'autonomia dichiarata di 420 km, se una vettura a benzina o gasolio è più semplice con essa fare il conto di quanto costerà il viaggio, dato che il prezzo alla pompa è uguale per tutti. Quando si parla di un'auto elettrica, la situazione cambia drasticamente. Perché anche quando solo la ricarica pubblica esistono abbonamenti e pacchetti che consentono di abbassare il prezzo unitario al kilowatt rispetto a quello spesso molto più alto di chi fa il pieno in maniera occasionale. Altra differenza sostanziale arriva dalla necessità di pianificare l'intero viaggio. Ormai sempre più auto elettriche hanno software di navigazione in grado di consigliare all'automobilista dove e quando fermarsi. Il motivo è legato al fatto che la ricarica della batteria di un'auto elettrica non è lineare, più è scarica e più tempo ci metterà a ricaricarsi. Questo è un fatto che molti, tra l'altro, molti elettroidioti non tengono in considerazione. Tornando al nostro viaggio, la pianificazione può partire ancor prima di entrare in auto, grazie alle applicazioni della Next Change e Better Route Planner. Dopo aver selezionato il tragitto e tipologia di vettura, si andranno ad aggiungere impostazioni come la velocità media, il numero di persone a bordo e il peso trasportato. Viaggio chilometrico di ricerca delle stazioni e l'orario desiderato di partenza e di arrivo. Nel nostro caso viaggeremo in due persone con una velocità media di 102 km orari e caricheremo solo in autostrada utilizzando prese di alta potenza. Io ricordo tantissimi anni fa quando mi raccontavano le persone che avevano la vecchia Fiat 600D, quella degli anni 60, che dato che la sua velocità massima era circa 115, riuscivano a mantenere una media di 110 km orari per andare da nord a sud. Adesso siamo arrivati a 102 km orari. Addirittura quelli che avevano i Mercedes diesel, quelli degli anni 70, i famosi gattone 123, mi dicevano che riuscivano a mantenere medie di 120 km orari a tavoletta, praticamente, perché la macchina arrivava a malapena 130. Dunque, partiti da Milano con la batteria completamente carica, prendiamo l'autostrada e arriviamo alle porte di Bologna dopo aver percorso 209 km, dove ci riforniamo presso i punti di ricarica altra potenza di FreeTWIX. Il nostro stato di carica è pari al 23%. In poco meno di 20 minuti inseriamo 21,4 kW per un costo complessivo di 19,4. Ripartiamo con il 62% di ricarica e puntiamo alla seconda tappa
di ricarica sull'autostrada A1 all'altezza di Firenze. Qui sosta più lunga perché passiamo dal 10 al 72% di carica, spendiamo poco più di 30 euro e lasciamo la vettura collegata 32 minuti. Terza tappa presso l'area di servizio Giove Ovest. In provincia di Terni colleghiamo la ID3 alla presa di corrente con il 10% e il pacco batterie di 58 kW in 26 minuti si ricarica di 29,4 kW a un costo di 26,22. Scollegata l'auto con il 63% di carica, puntiamo ad Anagni, dove faremo l'ultimo rifornimento prima dell'arrivo a Napoli. La quarta carica ci costa 32 euro per 36 kW, 34 minuti di ricarica e ci permetterà di arrivare a Napoli con il 20% di autonomia residua. Costo del viaggio da Milano a Napoli a bordo di una vettura elettrica, poco meno di 110 euro di ricarica e oltre 2 ore di soste aggiuntive, contando i vari collegamenti e i tempi tecnici necessari. Per fare un confronto con una vettura termica paragonabile alla protagonista della prova, come per esempio la Golf TDI, avremmo consumato 40 litri di gasolio per circa 76 euro, pagando la nafta 1,90 euro. Se però avessimo attivato uno dei tanti abbonamenti disponibili per chi usa l'auto elettrica quotidianamente, il costo sarebbe sceso sotto la soglia dei 100 euro. Mi sembra molto strano che un articolo simile lo abbia scritto Le Sole per 24 ore. Però è ancora più evidente la truffa dell'auto elettrica. Adesso addirittura quelli che erano praticamente i paladini, i difensori, i prezzolati più totali, che poi non è detto che, attenzione, non è detto che adesso tra 10 giorni non arrivi la paghetta settimanale delle lobby delle auto elettriche e di colpo diviene molto 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 più economico e veloce andare con l'auto elettrica da Milano a Napoli. Però pensate soltanto a una cosa: io molto spesso per lavoro ho dovuto fare giornate intere a viaggiare ed è vero quello che si dice: il tempo è denaro. Perdere 2 ore di tempo per le ricariche, sapete, moltiplicato per un anno lavorativo, moltiplicato per 10 anni lavorativi, moltiplicato per 13-14 anni, praticamente tu ti sei ripagato l'auto elettrica, cioè hai pagato l'auto elettrica 4 volte con i tempi e con i guadagni persi a causa di questa tecnologia inutile, di questa tecnologia assolutamente folle, questa stupidata, questa cretinata, questa imposizione inutile e nociva, e terribilmente nociva. Io mi chiedo ancora come possano esistere persone che acquistano auto elettriche. Chiudo questo video con una testimonianza ricevuta questa mattina. C'è il concessionario vicino dove lavoro io che commercia Dacia e raccontava di come diano come auto di cortesia sostitutiva le auto elettriche che produce questa casa. Bene, mi diceva il responsabile che non c'è una persona che è ritornata soddisfatta di quell'auto elettrica. Sono tutti assolutamente scappati dall'elettrico e tornati ai loro motori termici. Credo che la bolla, ormai la truffa, sia palese quasi a tutti. Vedremo come risponderà il pubblico, ma fino adesso bisogna ammettere che gli italiani hanno risposto bene a tutto questo. Se ne sono altamente fregati delle follie di questi pazzi criminali. Ragazzi, ci vediamo domani. Ciao a tutti.